ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Scusate se non sto caricando ultimamente molti video, ma soprattutto perdonatemi per non aver ancora caricato il video che avevo già annunciato sulla pagina Facebook. Sì, ho la pagina Facebook! E inoltre sto raccogliendo i soldi per un unboxing un po' particolare, però l'apertura e l'acquisto non so quando avverrà, quindi non attaccatemi né niente. Comunque, tornando a noi. Come avete potuto notare, recentemente ho caricato quel video tutorial per gli scambi online, che penso sia stato abbastanza apprezzato, ha superato le mie aspettative e penso sia stato abbastanza utile, però c'è ancora un ma. Sempre la solita e dannata cosa di chi spedisce per primo, perché sta cosa non è ancora chiara. Allora ragazzi, io non è che sono cattivo, però diamine. Sul mio canale, nelle informazioni, penso che l'abbiate viste prima di avermi contattato, c'è scritto chiaramente che non spedisco per primo. Per quale motivo? Innanzitutto, mi hanno spedito tipo altre carte al posto di quelle che avevo chiesto, quindi in un certo senso sono stato truffato. Inoltre ho una certa affidabilità qui su YouTube, che diamine, andate a vedere i miei video recenti, precedenti, noterete un sacco ma un sacco di aperture di poste, e non penso che io mi metta a truffare se carico appunto il video delle aperture delle lettere degli altri utenti, sarei veramente babbuino. E niente, quindi ho una certa affidabilità su YouTube e quindi un numero di referenze maggiore delle vostre. E quindi è giusto che io debba spedire per secondo, ecco. Ovviamente se qualcuno ha più referenze di me, io spedisco per primo. Faccio un esempio con MickeyPerfect96, va, che saluto. Lui è sicuramente più famoso di me, più affidabile, penso, non lo so, questo non lo so, dire la verità, però io mi fido, anche mio amico, quindi... ok. Allora... Quindi ho deciso di fare una cosa per risolvere questo problema, ossia creare un gruppo Facebook. Con quale scopo? Allora, qui ovviamente potrete pubblicare e condividere i vostri video, preferibilmente di trade bundle, carte da scambio, cose così, in modo tale che mostrate le carte che avete da offrire e quelle, dite quelle che cercate, ma soprattutto per segnare le referenze della community di YugiTube. Scusate, che sta facendo sempre più schifo. E ripeto, scusate per l'aggettivo, l'attributo che ho dato alla community. Però rispetto a quello che ho visto in passato e poi ritrovarsi in una situazione simile dopo essere tornato su YouTube, ho detto che diamine, aggiustiamo un po' sta cosa. Allora, in che modo però? Allora, sta cosa può andare a discapito di chi non ha un account Facebook. Però penso la cosa sia risolvibile. In che maniera? Ipotizziamo per assurdo che io non abbia Facebook. La matematica che cosa ti fa? Vabbè, basta. Ipotizziamo che io non abbia Facebook. E come faccio? Nella descrizione di questo video metterò i canali degli altri amministratori, perché ovviamente la cosa non potrò gestirla da solo e su YouTube non penso sia possibile gestire una cosa simile, un progetto simile. So già chi nominare amministratore del gruppo, non mi chiedete fammi admin, no, perché ho già deciso chi sarà admin del gruppo. Allora manderete un messaggio al canale dell'admin in cui direte ho scambiato con Yu-Gi-Oh! 0 Italy 92, che saluto, LOLLO! E scrivete, ho scambiato con Yu-Gi-Oh! Italy 92, vabbè, come diamine ti chiami. E ovviamente l'admin necessita del codice della raccomandata. Perché ho nominato la raccomandata? Perché nel gruppo non segneremo noi admin chi non ha scambiato per raccomandato. La prioritaria non la facciamo assolutamente valere, perché in un certo senso possiamo andarci di mezzo e quindi sentirci responsabili della truffa. Vi faccio un esempio che può capitare, perché c'è gente capace di questo. Ipotizziamo di nuovo che io abbia
Bah, 3.000 referenze per farvi capire la cosa. L'utente che ha meno referenze ovviamente deve spedire per primo, mi spedisce le carte. Ovviamente io dico, ma io ho 3.000 referenze, quindi non pensano che io possa truffare. Quindi spedisco anch'io con la prioritaria, spedisco tra virgolette perché posso dire di averlo fatto, ma invece non l'ho fatto, perché la prioritaria può perdersi. Quindi tu dici, ma si è persa, io ho spedito, ho 3.000 referenze, come fai a dire che ho truffato? No, quindi bisogna spedire con la raccomandata. E ci tengo a farlo, lo dico sempre nei video, però per ridurre il tasso di truffa bisogna spedire in raccomandata. Allora, ora vi chiedete, perché ho voluto fare questo video? Ho voluto fare questo video con il semplice scopo di migliorare questa community che sta andando verso una direzione sbagliata e io non voglio, perché ci tengo e deve essere migliorata. Così possiamo ridurre, dico possiamo perché dobbiamo farlo tutti, soltanto in tanti, cioè in gruppi possiamo risolvere la cosa. E quindi così possiamo ridurre il tasso di truffe e dei perditempo. Di perditempo perché prima di contattarvi anche, faccio un esempio, una specie di perditempo, anche se non totalmente, l'utente può pensarci due volte prima di contrattare con voi. Perché mi è capitato molte volte della scusa, ma i miei genitori non vogliono, che questa è la scusa più vecchia del mondo. In alcuni contesti può essere anche vero, però nei vari messaggi si mostra l'incoerenza. Ma vabbè. Spero, mi auguro, anzi, mi auguro di essere stato chiaro in questo video e del progetto che voglio fare. E ovviamente il gruppo sarà messo qui in descrizione del video. Mi auguro che il progetto vada a buon fine. Ditemi come la pensate qui sotto nei commenti e non mettete qui nei commenti il codice e tutto perché non ve lo considero perché sarebbe troppo faticoso, un macello. Non voglio essere cattivo, però sarebbe troppo un macello. E niente ragazzi, penso di aver detto tutto, nel caso avrò dei ripensamenti, nel senso che avrò altro da specificare, farò un video successivo. Quindi lasciate un mi piace, un commento con i vostri pareri, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.